Partendo dal centro di Bolzano si può percorrere la passeggiata sulla collina Uncina, incamminandosi verso il quartiere di Gries, passando accanto all'antica chiesa parrocchiale. Questa passeggiata fu realizzata nel 1892 dagli Asburgo e oggi passa all'interno di una zona ricca di fiori e di piante, ognuna con la propria targhetta, così da riconoscerle facilmente. Diversi punti panoramici permettono di vedere la città dall'alto. Qui si può notare la forma serpentina del passaggio pedonale. Il livello in salita è di soltanto 200 metri, per cui questa passeggiata è percorribile da tutti. E arrivati in alto si ammira ancora una volta la bellezza di questo paesaggio. In alcuni punti sono posizionati anche dei cartelli che mostrano come fosse la città in passato, così da paragonarla a quella odierna. Per tornare in città si può percorrere questo sentiero che scende verso la cascata del Rio Fago, uno dei monumenti naturali della zona. Passando accanto alla 200esca Torre Druso, si arriva in questa zona della città immersa nei vigneti e, volendo proseguire la camminata invece di far ritorno in città lungo la via ciclabile, si può seguire la passeggiata Santo Svaldo. Anche questo è un percorso molto semplice, adatto a tutti, che offre bellissime viste panoramiche sulla città. Questa passeggiata è più breve della precedente e perciò in meno di mezz'ora si arriva in centro città, terminando così questo trekking urbano che ha permesso di vedere Bolzano dall'alto.